Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Voi sapete che a luglio parte la famosa, famigerata, lotteria degli scontrini, quella fatta per cercare di diminuire il nero fatto in Italia, il lavoro nero. E quindi il governo ha trovato questa idea in giro per il mondo, che è stata già adottata in altri stati, della lotteria degli scontrini. Ogni scontrino avrà un codice che parteciperà a una lotteria. Ovviamente non è così semplice, bisogna iscriversi in un portale, in quel portale vi danno un codice, quel codice dovete darlo quando comprate qualcosa all'esercente e così ogni euro avrete un codice della lotteria. Poi se andate a vincere verrete avvertiti con una raccomandata che dovrebbe spedirvi l'Agenzia delle Entrate o tramite un o se voi vi collegate al sito trovate lì i nomi di quelli che hanno vinti. Ci sono montepremi settimanali, mensili e poi il primo premio finale. A dicembre c'è una lotteria per chi paga in contanti e c'è una lotteria per chi paga con la carta di credito al bancomat. Però che per chi paga con la carta di credito al bancomat partecipa a tutte e due le lotterie, contanti e pagamenti elettronici. Quindi al doppio delle possibilità. Ma la prima estrazione sarà il 7 di agosto del 2020. E ci sono adesso le regole e i premi. Vediamo un po' di quanto si tratta. Quindi dal 1 luglio si parte già con gli scontrini, ogni euro un codice. 1 luglio e il 7 di agosto c'è la prima estrazione. Ogni pagamento valido per l'estrazione deve però essere... Vi dicevo, ogni pagamento che deve essere valido deve però essere corredato dal codice lotteria che si deve richiedere sul portale lotteria predisposto dall'agenzia e disponibile a partire dalle 12 del 9 marzo del 2020. Quindi dal 12 marzo potete andare sul portale lotteria dell'Agenzia delle Entrate e potete richiedere il vostro codice, quindi non sarà più come si pensava all'inizio con il codice fiscale, ma voi dovete introdurre i vostri dati con il codice fiscale e vi daranno un numero, che quello dovete dare ogni volta che fate la spesa, dovete dare questo numero, in modo che nello scontrino, quando viene fuori il totale, in fondo ci sono anche tutti i numeri della lotteria. Immaginate, se spendete 200 euro avete 200 numeri della lotteria, immaginate quanti ce ne saranno da accumulare, per questo che hanno pensato di avvertirvi con raccomandata. Ma chi può partecipare devi essere maggiorenne, residente in Italia e acquistare beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, quindi deve essere il consumatore finale. Quindi fuori dall'attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Nella prima fase sono esclusi dalla lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli i cui dati dei corrispettivi sono trasmessi con il sistema tessera sanitaria. Quando ci saranno le estrazioni, dopo la prima del 7 di agosto, le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. A partire dal 2021 attivate delle estrazioni anche settimanali. I montepremi. Dal 1 di luglio del 2020 i premi mensili saranno di 30.000 euro, mentre il premio annuale sarà pari a 1 milione di euro per la lotteria normale, richiamiamola così, mentre quello zero contanti con pagamenti elettronici vedrà un premio annuale di 5 milioni di euro per il consumatore e 1 milione di euro per l'esercente. Dal 2021 invece si aggiungeranno 7 premi settimanali del valore di 5.000 euro ciascuno e si andranno ad aggiungere a quelli mensili e all'annuale. La novità è che questi premi non sono soggetti a nessuna tassazione, sono liberi da imposte. Quindi partecipando al concorso, l'agenzia dice che si contribuirà in maniera attiva alla riduzione del gap tra l'IVA potenziale e quella incassata dallo Stato e al miglioramento dei servizi offerti alla collettività. Intanto passando ai listini azionari si profila un venerdì nero a Piazza Affari a Milano. L'indice FTS e MIB è arrivato a scendere quasi al 4%, oggi in area 20.715 punti. È arrivato ai minimi da agosto 2019.
rispetto ai top del 19 febbraio, che corrispondevano con i massimi ultradecennali per l'indice guida di Piazza Affari, il crollo è del 18%, è qualcosa di abbastanza impressionante. Cioè, dal punto più alto dell'anno scorso ad oggi c'è una riduzione del 18%, una cosa impressionante. Lo spread addirittura si è spinto questa mattina a ridosso dei 190 punti, con il rendimento del decennale italiano in area 1,15%. Oggi sul parterre milanese spicca il calo a doppia cifra del 10% di Prismian dopo i deludenti conti del 2019. Anche Atlantia meno 8%, perché la decisione del CDA della controllata autostrade di modificare il calendario degli eventi societari, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ordinaria. Tutti i 40 titoli, perché il MIB è composto da 40 titoli, sono tutti in negativo, tutti, dal primo all'ultimo. Le Poste riescono a contenere le perdite a un meno 0,4%, che ha alzato le previsioni di fatturato, di crescita, di rendimento per il 2020. Riguardo invece alle borse europee, restano pesanti le perdite in attesa dell'avvio di Wall Street, e con i futures statunitensi in negativo, in forte calo lo Stoxx 600, meno 3,6%, ai minimi da settembre del 2019. Ancora in salita l'indice VIX, che misura volatilità dei mercati, e si attesta a 45 punti base, ai massimi da settembre del 2011. In rosso Parigi, meno 3,6%, Francoforte meno 3,5%, Madrid e Milano meno 3,3%, Londra meno 3,2%, in forte calo il comparto energia, meno 4% di media, le compagnie aeree meno 4,6%, l'automotive meno 3,8% e le banche meno 3,6%. Ma invece vediamo che cosa fa la borsa di Mosca. Il tasso di cambio del rublo rispetto alle valute di Stati Uniti e Unione Europea ha continuato a scendere a fronte della crescente rischio che sta interessando i mercati globali. Alle 13 di oggi, ora russa, il tasso di cambio nei confronti del dollaro è salito a 68,19 rubli, circa 88 centesimi di euro, attestandosi invece a 77,02,99 centesimi. Anche la borsa di Tunisi ha avuto un crollo dopo quello che è successo questa mattina. Ha avuto una perdita dell'1,62%. Secondo gli analisti locali, quello che è successo ha sempre un forte impatto psicologico sugli investitori. L'attacco di questa mattina ha provocato la morte di un agente negli ultimi minuti, è emerso anche come a bordo della moto, saltata in aria davanti a uno degli ingressi della sede diplomatica, vi fossero due persone sospette. Anche le borse asiatiche chiudono in territorio negativo, colpiti dai crescenti timori per la diffusione. A fine seduta Shanghai ha registrato un calo dell'1,21 a 3 milioni e 34 punti, mentre Shenzhen, l'indice composto, ha contenuto un calo dello 0,74%, fermandosi a quota 1915. Molto negativa la performance della borsa di Hong Kong, dove l'indice Hang Seng ha affondato, arrivando a perdere il 2,3% e attestandosi a 26.146 punti. Possiamo dire che le borse peggiori sono quelle europee e quelle statunitensi. Possiamo dire che più il mercato è piccolo e più la perdita o i guadagni sono alti, più il mercato è grande e più perdita e guadagni sono attenuati. È proprio quello che succede nelle piazze come Piazza Affari a Milano. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.